Ci sono vari tipi di comorbidità nella dermatite atopica, il più classico, più tipico è quello della associazione con le malattie allergiche. In primo luogo l'asma, che è la patologia che si associa con maggiore frequenza a questo tipo di situazione, e ovviamente tutte le malattie di tipo allergiche più o meno importanti, tra cui anche la rinite o la oculorinite. Non dobbiamo dimenticare che esistono anche delle comorbidità di tipo psicologico, direi quasi psichiatrico, perché la impossibilità a dormire dei pazienti crea chiaramente un'instabilità di tipo generale dal punto di vista psicologico, che dà delle reazioni che non sono assolutamente da sottovalutare. E in più ci sono delle situazioni un po' strane, come l'associazione con per esempio l'obesità, che non è una situazione da tenere fuori controllo. La cosa più importante è che purtroppo questa patologia sicuramente è in aumento negli ultimi anni, cioè si è passati da un'incidenza del 1-2% a incidenze attuali del 5% della popolazione adulta, e da incidenze del 2-3% della popolazione invece infantile addirittura a livello del 20% dei bambini che ne sono affetti. Quindi questo è un trend che deve essere in qualche modo modificato e rivisto.